Tanto, tanto, complimenti. Faccio ancora un altro saluto, l'ho già fatto prima, lo rifaccio ancora, all'assessore provinciale Peppuccio Di Maggio, che è qui tra i nostri ospiti, al consigliere provinciale Vito Lanza. Dicevo, un ospite, una ragazza che è una ballerina, che sino all'età di 19 anni ha lavorato per la compagnia del Teatro Massimo di Palermo, poi ha partecipato ad una trasmissione che devo dire io seguo con grande interesse, che Amici, perché mette in evidenza anche delle realtà artistiche sicuramente già esistenti, quindi comunque cantanti, ballerini, attori, attrici che hanno già alle spalle un'attività artistica importante, e adesso lavora a Roma e sta facendo anche una sua tournée. Arriva da Termini Imerese, quindi anche lei siciliana, palermitana di Termini Imerese, il pezzo che ci farà vedere una coreografia su un pezzo proprio del nostro giurato Nunzio Ortolano, si intitola Piedi Nudi. Vogliamo ricordare di chi si tratta? Stiamo parlando di Viviana Filippello. Viviana Filippello, prego. Viviana Filippello, complimenti Viviana e grazie per questa performance. Allora, solo per un istante mi avvicino dai giurati, perché abbiamo gli ultimi quattro concorrenti, abbiamo una giuria peraltro sul palco. Presidente, come vanno le cose? Vanno bene. A posto? Sì, sì. Devo dire anche questa suonata e questa ballerina che ha fatto, che era molto originale. Non era convenzionale, ha fatto delle cose interessanti e i ragazzi mediamente sono abbastanza bravi. Beh,
Bene, grazie, facciamo ancora un applauso a Mogol. Francesco, insomma, tu li hai selezionati questi ragazzi, quindi comunque li conoscevi? Sì, ne avevo sentiti diversi, insomma, quelli che poi ho selezionato sui dischi, poi dal vivo sono stati anche più bravi, insomma. Bene, il maestro Ortolano è emozionato sicuramente, no? Perché ha appena sentito una sua composizione. Un giudizio su questa prima edizione del Festival, prima comunque di ascoltare gli ultimi quattro concorrenti in gara? È davvero molto, molto interessante. Credo che è un buon auspicio per le prossime edizioni, davvero. Un buon inizio, grazie. Ancora un applauso ai nostri giurati. Liana, andiamo a presentare il primo degli ultimi quattro finalisti, anzi la prima, che arriva da Randazzo. Sì, la nostra nona concorrente di questa serata è Adriana Locastro. Adriana Locastro con una canzone che si titola Crescerò. Crescerò, Adriana Locastro. Ogni giorno
questo desiderio, no? Questo desiderio di crescere, di andare avanti. Grazie, complimenti ad Adriana Locastro. E siamo arrivati al concorrente numero 10, vi ricordo, su 12 finalisti previsti dal regolamento di questa manifestazione. Lui ha 23 anni. Viene dalle tue parti. Viene dalla mia città, che è Catania. E io da catanese voglio dire una cosa molto bella. Ho fatto una cosa bellissima quest'anno, per la quale ringrazierò sempre i palermitani. Mi hanno chiamato a presentare il festino di Santa Rosalia. Io sono catanese, devoto di Sant'Agata, ma l'emozione di presentare il festino di Santa Rosalia è stata enorme, e poi la racconteremo anche ad insieme. Quindi grazie per l'accoglienza sempre. Grazie. Allora, tu che sei palermitana, presenta il catanese, dai. Ha 23 anni, sì. E si presenta qui questa sera con un suo pezzo. Sì. Il pezzo si intitola Il nostro mondo. Lui è Alfonso Marletta. Come si chiama Marletta? Arriva da Catania. Alfonso Marletta. Prego. Buonasera. Adesso chiuderò
se guardi tanto, il cielo è libero. Apro gli occhi. Era solo un sogno. Grazie. Alfonso Marletta, grazie. E siamo arrivati agli ultimi due concorrenti, ovviamente soltanto in ordine di scaletta. Vedo uno striscione laggiù, ma non riesco a identificarlo. Eccolo lì, vabbè, insomma, sarà a sostegno forse della prossima concorrente. Dice, Fede, nessuna stella brilla più di te. E penso proprio si riferisca alla nostra prossima cantante. Bene, bene, devo dire che la differenza di età tra me e te si vede anche da questa, che tu ci alluzzi fino là sotto. E io invece comincio ad avere dei problemi da lontano, da sempre, ma anche da vicino, caro sindaco. Vabbè, comunque, allora si chiama Federica Neglia, arriva da Caccamo, dove sei stata ieri sera a presentare un concorso di bellezza, mi pare. Concorso Canoro. Concorso Canoro, vabbè, quindi concorso Canoro a Caccamo. Sto facendo una cultura sui cantanti che abbiamo qui. Ma è giusto così, abbiamo cantanti, è un bellissimo serbatoio la nostra isola, per cui sfruttiamolo. La canzone si intitola Tu sei così. Lei arriva da Caccamo, ha 17 anni, si chiama Federica Neglia. Adesso ascoltiamo la canzone. Tu sei così, Federica Neglia. Senza età.
Grazie a te, complimenti. Grazie. E poi sapremo dopo quale sarà il responso. Ultimo concorrente in gara con una canzone che si intitola Polvere di Rock, arriva da Campo Felice Locelle. Si sente sempre quando i concorrenti giocano in casa. Lo so, c'è una bella clac anche per questo concorrente che si esibisce, Eliana, con un chitarrista che si intitola Umberto Capilongo. Invece il pezzo è scritto da lui, Polvere di Rock, Lorenzo Testa. Lorenzo Testa. Arrivederci a questa sera. Io quando ogni tanto mi viene. Perché c'è una cosa che volevo fare da grande, era il cantante, lo dico così. Allora poi faremo esibire con Salvo la Rosa. È meglio che ho fatto altro, per la verità, forse. Allora, dicevo, Umberto Capilongo alla chitarra, la voce è quella di Lorenzo Testa, ultimo concorrente per la nostra giuria con Polvere di Rock. Sentiamo questa polvere che cade. Prova. Anni che divorano il mio tempo, stagioni lunghe e fredde, arpeggi che mi fanno compagnia. La mia polvere di rock. Balzi di colore,
c'è on the speaker solo lei. La mia polvere di do. Accompagnato da Umberto Capilongo, ultimo concorrente in gara per questa nostra serata. Grazie, ancora un applauso. Allora, Eliana.